Cosa pensa del Cleto Festival? Penso molto bene. Le piace come manifestazione? Sì, 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 mi piace molto. Lei è di Cleto? Mia moglie è nata a Cleto e sono franco-italiano. Ah, quindi della Francia. Della Francia. Allora, sì. Buon Cleto Festival. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Molto interessante, molto interessante. Cioè, anche perché è un modo per rivalutare il borgo, un modo per per mantenere le tradizioni vive all'interno di, di una cultura come quella calabrese, rurale. Penso che sia. Noi da Napoli. Da Napoli, quindi comunque siamo vicini. Sì, abbastanza. diciamo che nel regno borbonico sarebbe una zona del regno borbonico italiano. No, comunque. Grazie. No, è tutto molto bello, tutto molto carino. È il primo anno che vengo qua, diciamo, stabilmente. Sono stato 3 giorni, questo è l'ultimo giorno appunto del festival. È sicuramente un'iniziativa molto lodevole, perché comunque permette a un borgo semi-abbandonato come Cleto di rivivere per qualche giorno. Quello che io mi auguro, avendo visto questo borgo e lo trovo veramente interessante, incantevole, adesso sto andando al castello con altri amici e spero che questa iniziativa possa servire per rilanciare, diciamo, questo borgo anche in una chiave proprio di recupero più stabile, che non siano solo questi 3 giorni, seppure importanti, ma che comunque possa essere un'iniziativa di lungo respiro. Però penso in generale che comunque queste attività per la nostra regione siano sicuramente stimolanti anche per valorizzare comunque un turismo che sia anche un turismo differente, più incentrato su, non lo so, su alcuni valori, no? Come la riscoperta delle tradizioni, la lentezza, un turismo, diciamo, un po' più di qualità. E non solo un turismo che quindi recupera anche i borghi interni, tutto l'aspetto dell'entroterra calabrese, che è importante tanto quanto la costa. Posso fare una domanda? Cosa pensi del Cleto Festival? Posso dire che è una cosa molto bella, che sono parecchi anni che lo fanno, il centro storico è splendido e soprattutto l'energia che questi ragazzi ci mettono tutti gli anni, nonostante tutte le difficoltà che normalmente su tutti i territori possono esistere. Quindi lunga vita al Cleto Festival. No, è un caso, nel senso che io sono amico di Conflenti, dei ragazzi di Conflenti, del festival, mi piacciono le tarantelle e quindi seguo un po' tutto quello che di tradizionale c'è nella nostra zona, che è un po' il Monte Reventino e la Valle del Savuto, che sono un po'... gemellaggio, si può dire. Sì, è parecchi anni che c'è questo gemellaggio e quindi ci sono sempre questi pomeriggi musicali che allietano un po' il Cleto Festival da un lato e dall'altro cercano di far conoscere un po' anche a persone che magari non sono della zona queste danze, queste suonate e in qualche caso anche a chi è della zona che magari l'ha un po' dimenticato oppure l'ha sentito sempre suonare i propri genitori e i propri nonni e se ne è in qualche maniera un po' disinteressato. Quindi l'idea un po' di tutta questa iniziativa è quella di porre attenzione, porre interesse su queste situazioni, perché si tratta di una musica e di un ballo che solo in questa zona, nella Valle del Savuto, nella zona del Monte Reventino, c'è, esiste e speriamo continui a esistere. Grazie anche a te e a tutti voi, ciao. Di Torino, però la mia famiglia è cresciuta qua e vengo sempre a trovare gli amici ogni anno. Siamo cresciuti insieme. E ti sei speso però quest'anno sicuramente non so le precedenti perché insomma ci possono essere uscite di questa situazione. Sì, perché è un piacere aiutare degli amici che collaborano tutti insieme per fare qualcosa di buono e creare un ambiente solidale a tutti e che ospiti tutti e che faccia conoscere un po' la storia del paese. Il clima di unione che si crea, perché difficilmente, almeno io parlo per Torino, difficilmente si riesce a trovare un gruppo di amici così saldi tra di loro che cooperano insieme per creare qualcosa di unico e che si faccia ricordare. Perfetto, grazie e buon Cleto Festival. Grazie a te. Cosa pensi del Cleto Festival?
Una bella iniziativa. Sì, sono di Creta. Sì, sì, infatti. Questa è la settima edizione. È migliorato? Ha aggiunto qualcosa ogni anno? Beh, io per dirti la verità in giro non sono andata, però penso che avranno migliorato qualcosa. Sicuramente comunque ha visto gente. Sì, 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 sì. Molto. È una cosa positiva per te. Sì. Ok. Grazie mille e buon Creto Festival. Grazie. Posso? Cosa penso del Creto Festival? Guarda, sono appena arrivato, tipo tra idee. L'impressione è bella, il paese è carino. Come ha saputo del Creto Festival? Ho saputo grazie a un amico di queste parti. Lei non è di Creta, giusto? Sono un milanese pentito che vive in Sicilia. Quindi comunque apprezza le bellezze della Calabria, almeno per oggi. Assolutamente sì. Perfetto, allora buon Creto Festival. Grazie, ciao. Cosa pensate? Vi piace? Mi piace, stai morto. Ti piace, vero? Sì. E poi ho visto che la sera qui si anima molto, qui si mangia e voi siete qui alla finestra che vi gustate lo spettacolo. Sì, noi gustiamo tutti gli anni lo spettacolo. Tutti gli anni? Tutti e voi siete di club? Io sono di qui, abito qui. Questa che zona si chiama? Come si chiama questa? Via Roma. Via Roma, via Roma, bene, bene. Quindi voi sperate che ogni anno ci sia questo Creto Festival? Sì, 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 saremo tutti gli anni, sì. Perfetto, sì, era buon Creto Festival. Cosa pensa del Creto Festival? Mi è piaciuto molto. Le è piaciuto molto? Cosa ha apprezzato di più? Questa è la prima edizione alla quale viene oppure? No, è la terza o la quarta. Lei cosa vede, diciamo, in Creto ogni anno con il Creto Festival? Come rinascita del borgo? Sì, senz'altro questo. Lei non è di Creto? No, siamo di Cosenza. Ah, vabbè, però comunque è un altro modo di apprezzare la Calabria. Certamente, siamo calabresi. È giusto, buon Creto Festival. Grazie. Grazie, arrivederci. Bellissimo, bellissimo. Dovrebbe esserci, diciamo, una compartecipazione. Dovrebbe essere 365 giorni all'anno. Buon Creto Festival. Ok, grazie. Cosa pensi del Creto Festival? Semplicissimo. Un miracolo. Un miracolo. Come il centro storico, no? Si regge su una roccia per miracolo, no? Cosa pensi? Pensi che, diciamo, eventi del genere possono valorizzare un po' di più non solo Creto, ma anche comuni come Creto? Ma questo è sicuro, no? Penso che sia l'unica soluzione. Io ti auguro buon Creto Festival. Grazie. Ciao. Cosa pensa del Creto Festival? Siamo appena arrivati, non siamo della zona, quindi Padova. No, ho saputo del paese, non sapevo che c'era la festa oggi. Ah, quindi è stato un caso. Sì, è un caso. Però sì. Pare che nulla avvenga per caso, quindi lei si è trovato al momento giusto, nel posto giusto. Bene. Buon Creto Festival. Grazie. Arrivederci. Ciao, vi posso fare una domanda? Certo. Cosa pensate del Creto Festival? No, bellissimo. Da dove vieni? No, da Lamezia, quindi vabbè. sono vicino. Sei in provincia di Cosenza, quindi... No, Lamezia è in provincia di Catanzaro. Lamezia, okay. Lo so che è in provincia di Catanzaro, tra l'altro io sono nato a Lamezia, però dico okay. Creto in provincia di Cosenza e quindi vedi qualcosa, diciamo, di... Sì, no, non è il primo anno che vengo, quindi mi piace molto, bellissimo. Questa esperienza, diciamo, del Creto Festival, che è cambiato ogni anno, ha visto, diciamo, susseguirsi varie etnie, varie tipologie di musica e comunque rivivere il borgo. Pensi che possa essere esportata come modello positivo? Assolutamente, è una cosa che consiglierei di fare a vari centri anche della Calabria, perché mi sembra che funzioni anche per riscoprire dei posti magari che non sono tanto vissuti anche a livello turistico, ecco, quindi sì, assolutamente. Se dovessi consigliare qualcosa del Creto Festival a qualcuno per invitarlo l'anno prossimo, cosa diresti? Cosa ti è piaciuto di più? Vabbè, sono un po' di parte perché noi lavoriamo al palco a Porta Timpone lì su, quindi siccome è il primo anno che succede questa cosa, mi sento di dire che è andato bene come esperimento, spero che si possa ripetere, ecco. Perfetto, buon Creto Festival. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. No, è un bel festival. È il primo anno che vieni a Creto? No, non è il primo. Ma sei di Creto? No, non so, sono di Cosenza. Sei di Cosenza, però cosa diresti? Se una persona ti dovesse dire cosa si fa al Creto Festival, perché lo consiglieresti? Beh, è una domanda difficile da rispondere, però sicuramente è un posto in cui si possono godere i veri sapori della Calabria. Sapori no, è una brutta parola, i veri interessi della Calabria, le cose insomma più intelligenti, più interessanti, penso. Poi insomma è bello, il paese è molto bello, cioè, questo sicuramente è un punto a favore. Buon Creto Festival. Grazie, arrivederci. Ma posso fare una domanda?
Sì. Cosa pensi del Credo Festival? Io non sono stato sempre qua, però penso, da quello che ho visto oggi, che è un festival molto bello dove si insegnano tante cose, anche del Monte Reventino, della cosa più bella per noi di quella zona. Tu fai parte di Felice e Conflenti, giusto? Sì, faccio parte di Felice e Conflenti. E suoni l'organetto, se non vado errato? Sì, sì. Per te l'esperienza di suonare l'organetto è un modo anche per avvicinarti alle persone, legare con gli altri, quindi fare un gemellaggio tra Cleto, ad esempio, e Felice e Conflenti? Sì, sì, questo sì. L'organetto è passione, ma anche nello stesso tempo divertimento e amicizia. Perfetto. Grazie mille, buon Cleto Festival. Grazie. Ciao. Buon Cleto Festival. Arrivederci, grazie. Di niente. Cosa pensa del Cleto Festival? È una meraviglia questo festival a Cleto. Infatti io vengo dal Canada, però sono nata a Cleto e quindi me l'ho goduto tutti i sette questa volta. E comunque, quindi, se lei è nata qui e comunque viene dal Canada, vede rinascere ogni volta, ogni anno, da sette anni, il borgo di Cleto. Sì, è bellissimo, il borgo è una meraviglia. Io abitavo vicino al castello e quindi quando una persona, quindi raccomando a tutti, quando andate via, ricordate il vostro paese, non vi vergognate, così dicono in Canada. Non l'apprezziamo tanto l'Italia, i nostri paesi, quando ritorniamo qui nel nostro paese. Ci dice buon Cleto Festival. Buon Cleto Festival. Je viens de France. Ah, dalla Francia? Sì. Come mai al Cleto Festival? C'est la deuxième fois que je viens au Cleto Festival. J'étais venue en 2014 et je reviens cette année parce que mon oncle habite Cleto. Il a une maison à Cleto, il habite pas à Cleto. È una cosa magnifica, veramente. Penso che quella squadra di giovani ha fatto qualche cosa di enorme, enorme. Sette anni adesso che è nato, e penso che quella piccola squadra ha fatto qualche cosa di gigante. Cosa pensi del Cleto Festival? Io? È una cosa bellissima, guarda. E rivalutare un po' il borgo, farlo vivere. Esatto, perché non c'è rimasto più nessuno. Sono messi insieme tutti e collaborano tutti quanti. Anche i ragazzi, i signori che sono casalinghe, aiutano, fanno e vengono, puliscono le verdure, fanno una bella cosa. Io non sono di qua, sono di Milano, però sono rimasta, è la prima volta che lo vedo, sono rimasta contenta, perché se si riunisce la popolazione il paese vive, se no è morto. È vero? Ecco, dovete essere tutti insieme a portare avanti la battaglia. Se no, da soli non ci fa niente. L'unione vince. Sempre. Va bene? Grazie, buon Cleto Festival. Grazie.